Ok. Io stavo tornando da pesca come faccio sempre. E stavo qui al portone e ad un tratto ho visto questo animale qui. Ma come ha le fattezze? Era una tigre? Cioè, lei pensa che sia una No, tigre? no, era una tigre Lo perché io stavo a conosci 2 metri. E bene? stavo a 2 metri. Questo signore è Maurizio Guadalupi, pescatore brindisino di 50 anni, gran parte dei quali vissuti al villaggio pescatori del rione Casale di Brindisi. Maurizio, pescatore anche lui di quelli notturni che escono in barca a mezzanotte con la lampara e si ritirano all'alba, è stato protagonista questa mattina intorno alle 5, quando rientrava nel proprio appartamento, dell'avvistamento di una tigre. Appena visto questo animale che sembrava una tigre, cosa ha fatto? Ho chiamato a un nipote mio che abita giù per sicurezza, per stare più tranquillo. E anche lui l'ha vista oppure era già andata via quando l'ha No, chiamato non il credo, nipote? penso che è andata via, non so perché. Cioè, è andata via piano piano. E quanto era grossa, se non mi so descriverla? Penso 1 metro e mezzo per mezzo metro di altezza. E ha chiamato anche le forze Sì, dell'ordine? è stato subito. Che spiegazione si dà di questo evento lei? Ebbene, le solite cose, che spiegazione posso dare? È una cosa che è inspiegabile. Inspiegabile veramente, perché vedere una tigre così di fronte non è che sia tanto facile. Una tigre in vita sua, non di fronte così Sì, ovviamente nello è zoo. bello allo zoo, al circo, quelli sì, in tv. Ma ha avuto un po' di paura? Beh, in quel momento sì, ma io stavo comunque al sicuro, stavo già dentro al portone per dire, se stavo fuori sicuramente che ero già E morto. la gente adesso ne sta parlando per il villaggio di questo avvistamento? Eh sì, è ben logico, no? Che stanno più allerta, è logico. Lei aveva pensato di fotografarla eventualmente, aveva No, qualcosa di niente, nulla. perché non mi è venuto niente, solo una cosa, di mettermi dentro il portone e chiudermi. Solo Però aveva quello. sentito dei versi, qualcosa, o semplicemente in silenzio si è Niente, in allontanata? silenzio si è allontanata. Ha raccolto. Tranquilla, è venuta e tranquilla si è allontanata. Sì, l'ho Da lontano. controllato un po'. Beh, io stavo dentro al porto, l'ho controllato quei 10 metri E che si verso sono. dove è andata? Giù al villaggio, giù proprio. Quindi è scesa È scesa laggiù, verso il mare, diciamo. sì. Ma sa niente adesso cosa vedono le forze dell'ordine che stanno provvedendo a fare delle Sì, e sono ricerche? venuti anche là, quelli là della Guardia Forestale per sapere qualcosa, giustamente. Ma le hanno detto che è possibile che si fosse una tigre da queste Beh, parti? di quello che ho capito io sì. Perché Ah, ok. qualcuno può darsi pure che ce l'ha a casa. Cioè, quello che ho saputo io. In casa di In casa, sì. Cresciuta in casa e poi non so. Naturalmente, l'avvistamento di una tigre desta spavento e preoccupazione. Nel villaggio pescatori, però, c'è una certa divisione tra chi crede che l'avvistamento di Maurizio possa essere stato reale. Saputo di questa storia? Sì, me l'ha detto, cioè, l'ha vista un mio cugino. Ah, il signor Guadalupe è suo cugino? Sì, Ah, sì, sì. ho capito. Ma lei che spiegazione si dà di questo Che fatto? spiegazione? Qualcuno che ce l'aveva di Cioè, quindi lei contrabbando. la dà come probabilità? Cioè, è Ma possibile? è probabilità, perché prima sono passati pattuglie di polizia, carabinieri in giro Quindi una dose di nella credibilità zona. alla cosa ci sta. Sicuramente sì. E chi invece sull'argomento è anche un po' scettico. Ma io non credevo mai, non credevo, Ma voi scusate. avete visto i carabinieri, quindi avete I pensato a qualcosa fosse carabinieri. successa? Signore, e forse di cosa c'è? No, signore, c'è scappata da lì. Ma c'è qualche circo? O nelle Infatti. vicinanze? Io qua, diciamo, nel circo, nelle vicinanze, forse a Vici non l'ho visto. Forse nei paesotti, vicino Quindi magari è vicino. scappata, le Questa è dice, da un paese, però scappata. dovrebbe essere arrivata fin qua. Certo, bisogna stare un po' di attenzione, no? Certo. Ma quelli sanno, la tigre di qua se ne è andata. No, ma L'ho infatti. vista.
Ma quelle non bestioni, niente. Nelle campagne sono le galline, magari là si va infiltrando. Però dice che qualcuno forse, il fatto che ce l'abbia magari nel giardino. A casa? Ah, come magari i pitoni, come sì, diciamo, sì, però non in casa, magari in qualche villa in campagna, però è sempre un'ipotesi. C'è sempre un'ipotesi, ma... Lei ha dei dubbi. Ma non ci credi, no. Però... Vedremo. Può mozzicare, può mangiare pure la padrona. Ah, piano, beh, certo, certo. Perché l'animale non sa... Animale in cattività. Come lo trovi l'animale? Certo. Ecco, come il Doberman, dopo tanti anni ha mangiato la padrona. Dava certo. Da mangiare, gli dava, eppure... Fatto sta che sul posto sono comunque intervenuti gli agenti delle volanti e quelli del Corpo Forestale dello Stato, che dopo aver raccolto la testimonianza di Maurizio hanno cominciato a ispezionare la zona. E tra i tanti assidui frequentatori del villaggio pescatore c'è anche chi è venuto a conoscenza solo in quel momento della notizia e avrebbe avuto un suggerimento per la tigre. E non stanno mangiato!